Un saluto da Dottor Palmas, un dentista sardo in Moldavia e Romania. Quanto costa il dentista in Romania comparato con un dentista magari nella vostra città? Questa è una domanda che vi siete sempre fatti. E è partito un gioco con il nostro gruppo di pazienti di vedere i preventivi che vi hanno fatto in Italia i vostri dentista di fiducia o comunque della vostra città in Europa, non per forza Italia, e abbiamo provato a fare lo stesso preventivo qua con i nostri prezzi. Vedete che questo preventivo da 26.400 euro in Europa, ok, non diciamo in Italia, diciamo in Europa, nelle cliniche del Dottor Palmas, esatto, queste cose qua, la corona in zirconio monolitica oppure stratificata, che è quella un po' più carina, sono 3.600 euro, esattamente questi tipi di lavori qua. Se invece andiamo a vedere la corona, quella stratificata, ancora più bella, parliamo praticamente di una bocca piena di questi lavori qua. Ok, guardate qua la differenza. Stiamo parlando di un preventivo di 26.400 euro. Quanto ci deve mettere un cristiano comune mortale a mettere da parte questa somma? Se la va a fare esattamente questo da noi, va a spendere questo. Non entro nel merito poi che ci siano terapie da fare eccetera, nel preventivo qua non ce n'erano terapia, qua ci sono solamente specificati i prezzi per le corone di zirconio. Noi arriviamo a questo prezzo. Se invece facciamo le corone in IMAX o zirconio stratificato, che sono delle corone ancora più carine, comunque arriviamo a 6.000, ma siamo ben lontani dai 26.000 euro preventivati. Se anche voi avete un preventivo che vi hanno fatto nella vostra città che vi è sembrato un po' alto, mandatelo, perché stiamo facendo un gioco dove stiamo provando a ricalcolare col nostro listino prezzi quello che verrebbe a costare esattamente quel preventivo, così che non vuol dire che dovete fare quello, perché bisogna fare una visita, vedere esattamente con TAC 3D quello che bisogna fare prima di fare un preventivo. Però una comparativa del solo listino prezzi è possibile farla. Ora tenetevi forte, perché questo è un preventivo molto costoso che ci avete mandato, quindi non parliamo più di una bocca, un lavoro estetico che deve essere fatto con corone e faccette, ma una paziente a cui manca l'osso, gli hanno preventivato di togliere tutti i denti. E come vedremo dopo, c'è una sorpresa in questo preventivo che ho scoperto leggendolo bene. Praticamente deve mettere i denti definitivi, i denti tutta l'arcata sopra e sotto, come questo lavoro. Sopra ci saranno due impianti zigomatici, uno e due, quattro impianti davanti. Gli hanno proposto il lavoro, sotto ci saranno sei impianti, la bellezza di quasi 38.000 euro, 38.000. Ma in realtà da noi questo lavoro viene a costare 11.000, parliamo del 75-80% in meno, parliamo. La verità è che questo lavoro manca una cosa, mancano i denti definitivi. Non ci sono i denti definitivi. Allora ho detto, quanto verrebbe a costare invece completo il lavoro? Questo non è completo, non ci sono le arcate definitive come questa che ho qua in mano, ma solo i provvisori. Il paziente qua ha fatto metà dell'opera. Da noi, con i denti definitivi, va a spendere 14.752. Non siamo neanche al 50% di questo preventivo, ma in realtà questo preventivo dovrebbe costare molto di più se mettesse dentro i definitivi. Mancano i denti definitivi, manca metà dell'opera qua. Spero vi siate divertiti con questo video, io vi auguro buon pomeriggio qua dal nostro laboratorio di Bucarest. Qua abbiamo il dipartimento di design, dove andiamo a disegnare i denti che vengono poi prodotti con i robot e montati nelle bocche dei nostri pazienti. Qua abbiamo la Larissa che sta facendo in questo momento una scansione di impronte che ci sono arrivate dal laboratorio. Come va? Alla grande. Larissa parla un perfetto italiano, tra l'altro. Che stai facendo ora? Stiamo scannerizzando la gengiva. La gengiva stiamo scannerizzando. Vedete, la mette qua sotto questo laser e va a riprodurre in digitale quello che gli arriva dalla clinica, praticamente. Questo qua è un software che ricostruisce in tre dimensioni quella che è l'impronta. Mi raccomando, non andate in Moldavia, non andate in Romania, perché sono
indietro anni luce, proprio non sono aggiornati. Qua abbiamo i ragazzi che stanno lavorando, qua ci sono, vi faccio vedere ora per esempio delle altre arcate come quelle che noi andiamo a fare qua in Moldavia. Questa qua è una linea per esempio superior, questa qua se gliela mette nel preventivo, quel preventivo la schizza almeno 60.000 euro. Quello che abbiamo visto prima. Queste sono delle arcate veramente molto costose. Mediamente in Europa un lavoro odontotecnico come questo, tra tasse, costi di gestione, eccetera, viene moltiplicato il prezzo in genere per 4 o per 5 addirittura in alcune nazioni. È questo che fa salire parecchio poi il costo dei dentisti, il fatto che devono pagarci tante tasse sopra se vogliono tenere la bottega aperta. Io vi faccio un saluto qua da Bucarest, oggi mi trovo a Bucarest, settimana prossima sono invece a Brașov, seguitemi.